Benvenuti a tutti, oggi parliamo di ritmo cardiaco. Lo facciamo col professor Dario Di Francesco, ordinario di fisiologia alla Facoltà di Scienze di Milano e anche all'ospedale San Raffaele di Milano. Il professor Dario Di Francesco ha appena ricevuto un importantissimo premio dall'Accademia Nazionale delle Scienze Francesi proprio per una sua scoperta sul ritmo cardiaco. Professor Di Francesco, ci vuole spiegare brevemente che cosa ha scoperto? Mi hanno parlato di canali che si chiamano fanni, simpatici. Sì, fanni simpatici o anche bizzarri sono delle proteine che funzionano come veri e propri canali ionici, attraversano la membrana delle cellule cardiache, di alcune particolari cellule cardiache, e hanno delle proprietà molto strane. Quando lo scoprimo alla fine degli anni 70, diciamo, avevano delle proprietà che non erano mai state investigate e trovate precedentemente. Ecco, è una scoperta che mi sembra di capire ha dei connotati molto tecnici che forse sono un po' difficili, però ci vuole dire subito che conseguenza ha nella pratica di oggi della terapia questa sua scoperta? Ah, dunque, questa scoperta permette di capire quali sono i meccanismi alla base della generazione del ritmo spontaneo cardiaco e anche del controllo della frequenza cardiaca. Cioè, questi canali sono, diciamo, deputati a generare il ritmo spontaneo di queste cellule particolari e quindi di dare il ritmo a tutto il cuore, di controllarne la Ecco, frequenza. questa scoperta porterà o ha già portato alla realizzazione di nuovi farmaci per controllare i disturbi del ritmo? Sì, ci sono dei farmaci, tra l'altro sul mercato disponibili già, che vengono usati per l'angina perché sono in grado di rallentare in modo controllato il ritmo cardiaco e quindi hanno dei benefici molto importanti per alcuni tipi di patologie cardiache, in particolare l'angina e altre Ecco, ma patologie. questo potrà portare anche ad altri miglioramenti, forse non farmacologici, nel prossimo futuro? Sì, certamente. Uno dei progetti più interessanti che coinvolgono il concetto del canale pacemaker o canale Fanny è quello del pacemaker biologico. Il pacemaker biologico è un'innovazione rispetto al pacemaker elettronico usato oggi. Il pacemaker elettronico, come tutti sanno, è alimentato da una batteria e quindi è un aggeggio elettronico la cui funzione è quella di stimolare il cuore elettricamente. Bene, conoscendo le proprietà di questo canale, è possibile immaginare di sviluppare dei pacemaker biologici composti cioè da cellule che battono E spontaneamente. dove le prendiamo queste cellule e dove le mettiamo? Queste ci sono molte possibilità, ma oggi diciamo, il tipo cellulare più interessante e quello che si presta meglio a essere sviluppato sono le cellule staminali, mesenchimali per esempio, o anche cellule staminali adulte che possono essere diciamo, trovate anche nel cuore. Ci sono dei lavori recenti che mostrano l'esistenza di cellule staminali cardiache adulte. Quindi, professore, si prendono queste cellule, si rimettono al loro posto nel cuore e queste cominciano a dare il ritmo giusto al cuore senza bisogno di usare la macchinetta, giusto? Sì, cellule staminali come quelle mesenchimali possono essere ingegnerizzate attraverso la trasfezione di canali Fanny che danno a queste cellule la capacità di essere autoritmiche in modo molto ben controllato. Altrimenti ci sono delle cellule staminali che sono già in grado di battere spontaneamente perché hanno già nel loro diciamo, set di canali espressi anche i canali del pacemaker, i Tra canali quanti Fanny. anni tutto questo, professore? Io spero 5-10 anni dovrebbero essere sufficienti. Grazie, professore. Arrivederci a tutti.